Bene, continuiamo a fare qualche esercizio sull'equilibrio del corpo rigido e dei solidi in generale. Facciamo in particolare quelli riassuntivi a fine capitolo che riassumono un poco tutto. Cominciamo col primo, l'esercizio 1. Ve lo leggo, dice: Mario e Lucia devono spostare uno scatolone di massa 30 kg. Fatemi copiare la forma dello scatolone. La massa M del scatolone è 30 kg, che è appoggiato sul pavimento, e lo tirano da un lato, come nella figura, con due forze di pari intensità. Okay? Il coefficiente di attrito tra la scatola e il pavimento, l'attrito statico, Ms, vale 0,61. Okay? Le due forze, F1 ed F2 o FL e FM in questo caso, hanno la stessa intensità e misurano ciascuna 131 N. L'angolo che ciascun vettore forza forma con la verticale, in questo caso con la direzione con l'ato, insomma, dello scatolone, questa è FL, questa è FM. Forma, tra un istante, 45 gradi. Questo alfa è di 45 gradi. Ok, la domanda è: i due ragazzi, Mario e Lucia, riusciranno a muovere lo scatolone? Quindi la domanda: lo scatolone si muove? Cosa dobbiamo capire per rispondere a questa domanda? Perfetto, se la risposta a quella domanda richiede, cioè riusciamo a rispondere se l'intensità della forza risultante, attenzione, se non metto il vettore, vuol dire solo l'intensità, è superiore, qui c'è una domanda, alla forza di attrito statico, chiamiamola Fs. Okay, perché se la forza applicata risultante non è superiore all'attrito, l'attrito riesce a tenere fermo lo scatolone, giusto? Tutto chiaro? Allora, fatemi rifare. Quindi la questione primaria è: quanto è grande questo vettore? Quanto è intenso? Quanti newton misura forza risultante? Ok? Sì o no? Quindi dobbiamo calcolare la forza risultante, il vettore risultante, come la somma vettoriale della forza dovuta a Luca più quella dovuta a Lucia o Aimar, mi pare che fossero. Potevamo chiamarle F1 e F2, era più semplice, ma non fa niente. Le due forze applicate. Ok? Attenzione, le due forze non sono allineate. Quindi il vettore risultante non è semplicemente la somma 131 più 131 newton. Okay? Perché tra di loro formano un determinato angolo, che tra l'altro è 90 gradi, ma non, insomma, questo è secondario. Lavoriamo per adesso come se alfa fosse un angolo qualsiasi. Okay? Così vediamo qual è il metodo che si utilizza. Fatemi ridisegnare qua sotto il nostro punto. Immaginate che questo sia il punto di applicazione delle due forze. Ok? E disegniamo qui le due forze. Questa qui è la prima, F, in alto c'è FL, e questa è l'altra, FM, che hanno la stessa intensità, ok? E formano, qui mettiamo il lato dello scatolone, un angolo alfa con la scatola. Ok? Come facciamo a calcolare la forza risultante? Beh, utilizziamo la tecnica della scomposizione. Ok? Mi seguite? Perfetto. Immaginate che qui ci sia
il nostro punto di applicazione e prendiamo due assi cartesiani ortogonali. Questa è la coordinata y, questa è la coordinata x. Allora, proietto ciascuna delle due forze, tanto in realtà è lo stesso perché le due forze sono lo stesso vettore, sono la stessa grandezza, sia sul piano sulla la direzione orizzontale che su quella verticale. Quindi qui avremo il vettore. Questo qui sarà FL lungo l'asse delle X e qui avremo FLY. Se questo è l'angolo alfa, ok, allora l'angolo, la componente X sarà anche questa, per esempio. Questa è ancora FLX, cioè questo segmento è lungo come questo, d'accordo? Però attenzione adesso, rispetto alla scomposizione che abbiamo fatto di solito, questo angolo alfa non è l'angolo che il vettore forma con l'asse delle x, ma quello che forma con l'asse delle y. Ok? Quindi il segmento orizzontale, questa la componente orizzontale del vettore forza, è l'ipotenusa per il seno di alfa. Ok? Dimmi. Se vogliamo lavorare come al solito, possiamo trovare anche quanto è l'altro angolo, Certo, che è equivalente a 45. esattamente, però questo è un caso, se fossero diversi da 45, questi due angoli sarebbero diversi, ok? Quindi facciamo così, individuiamo questo angolo qui, questo è 180 meno, 90 meno alfa. Ok? Di conseguenza la componente x di FL vale l'ipotenusa che è FL 131 N per il coseno di 90 meno alfa. La componente y è FL per il seno di 90 meno alfa. Ok? Tutto chiaro? Quindi calcoliamo per esempio FLX quanto vale? Beh, è 131 newton per il coseno di 90 meno 45 che fa 45, quindi viene 131 per il coseno di 45 che fa 92,63 newton. Ok? La stessa cosa facciamo con Fm. Qui la voglio disegnare in blu. Fm la proietto sull'asse orizzontale, quindi qui avrò Fmx, e su quello verticale, qui avrò Fmy. Ok? E ho lo stesso discorso. Qui avrò che Fm lungo l'asse orizzontale vale Fm per il coseno di 90 meno 40. Anno alfa, in questo caso che è 45, quindi 131 newton, visto che Fm e FL hanno la stessa lunghezza, per il coseno di 45 gradi e ottengo lo stesso risultato, 92,63 newton. Per quanto riguarda invece la forza verticale, Fmy, avrò sempre Fm per il seno di 90 meno alfa. E quindi ho 131 newton per il seno di 45 gradi e ottengo lo stesso risultato perché seno e coseno di 45 hanno lo stesso valore, 92,63 newton. La stessa cosa vale per FLY, 92,63 newton. Ma attenzione, qui questi due vettori
FL lungo Y, FL lungo Y sono opposti. FL punta verso l'alto, FM verso il basso, quindi questi due si cancellano perché hanno la stessa lunghezza. Mentre i due orizzontali si rafforzano perché hanno la stessa direzione e stesso verso, puntano tutti e due verso destra. Quindi, riassumendo, ho FL che abbiamo appena scomposto a 92,63 N lungo l'asse delle X, 92,63 N lungo Y, mentre FM, scusate, l'altro vettore, ha la componente X uguale 92,63 N. La componente Y è opposta perché punta verso il basso. Quindi il totale, la forza risultante, che è la somma delle precedenti due, avrà una componente X che è 92,63 N più 92,63 N, mentre quella X sarà 92,63 meno 92,63, che fa 0. Questo cancella questo. Quindi in totale la forza risultante avrà una componente che è 92,63 per 2, quindi 185,26 N lungo l'asse dell'X e 0 lungo Y. Ok? Questa è la componente X, questa è la componente Y. D'altro canto qua nel disegno lo vedi, no? La componente Y si cancella, queste due cancellano l'altra, quindi rimane solo quella lungo l'asse delle Y. Ok? E quindi abbiamo trovato la forza risultante. L'intensità della forza risultante misura, quindi la lunghezza di questo vettore, è 185,26 N. Possiamo sfruttare un pochino di più. Questo, la strada che vi ho proposto adesso è quella generale. Dipende, questa è la strada che si fa sempre, non dipende dall'angolo alfa. In questo particolare contesto funziona anche un'altra strada, più geometrica se volete. Ok? Mi seguite? Adesso ve la mostro. Fatemi rifare il disegno. Questo è il nostro scatolone. Qui c'è il punto di applicazione delle forze. Le ridisegno. Qui c'è FL. Qui c'è FM. Questi due vettori hanno la stessa lunghezza. Okay, quest'angolo è retto. Perché questo è 45, questo è 45, 45 e 45 fa 90. L'angolo tra FL e FM è un angolo retto. Ok? Sì o no? Allora, la forza risultante, immaginate di costruire con la regola del parallelogramma la forza risultante, che è questa, non è altro che la diagonale, questo è retto, non è altro che la diagonale di un quadrato. I due vettori FL e FM sono i lati di un quadrato, perché hanno la stessa lunghezza e sono perpendicolari. Quindi quello che, applicando la regola del parallelogramma, il parallelogramma diventa un quadrato. Ma la diagonale del quadrato rispetto al lato, immaginate di avere un quadrato di lato L, la diagonale D è radice di 2 volte il lato. Teorema di Pitagora. E quindi la forza risultante, che è la somma vettoriale di FL e FM, vale F, L o FM indifferente, per radice di 2. Quindi era 131 N
per radice di 2, che possiamo approssimare a 131 per radice di 2 viene 185,26, che è esattamente quello che abbiamo trovato prima. La geometria è uno strumento molto utile. Ok? Detto questo, dopo vedete, questo è scusatemi, ho scritto un po' male, questo è un 8 e questo è un 5. Questo metodo solo però in questo caso, giusto? Certo, perché? Perché l'angolo è 45. Se non fosse 45 non potevo fare questo ragionamento. Nel caso quindi c'è un angolo a 45 gradi, possiamo applicare Certo, e posto che i due vettori siano della stessa lunghezza, perché se anche se questo era 45, questo anche 45, ma FL fosse stato più piccolo di FM o viceversa, non avrei costruito un quadrato, ma un rettangolo. Ok? Bene. Detto questo, calcoliamo la forza d'attrito statico. Qual è la forza d'attrito statico che agisce sul nostro scatolone? Sarà il coefficiente d'attrito per il suo peso, cioè il coefficiente d'attrito per la massa della scatola per G. Quindi avremo 0,61, se non ricordo male, per 30 kg. Per 30 kg per 9,81 newton fratto chilogrammo. E otteniamo, allora, 0,61 per 30 per 9,81 viene 179,52 Così più 9,81 per. Che cosa ne deduciamo? Che la forza risultante, conseguente all'applicazione delle due forze FL e FM, è più grande della forza di attrito statico. Quindi lo Quindi è possibile. scatolone si muove. Perché la forza risultante vale 185,26 e la forza di attrito è 179,52. Ma in questo caso cosa intendiamo con quella qui? Sono P è peso riposo. dello scatolone. Ah, ok, ecco, ho capito. Certo. Questo è il peso dello scatolone. Se lo guardi di profilo, non in pianta, qui hai, immagina il pavimento, e qui c'è lo scatolone, qui ci sono le due forze FL e FM dei due ragazzi, e la forza d'attrito è diretta dall'altra parte, cioè FS. Se la forza risultante, che è questa, supera la forza d'attrito, lo scatolone si muove, se no, no. Ok? Qui qual era la chiave dell'esercizio? La prima è eseguire correttamente la somma dei due vettori per determinare l'intensità della forza risultante. Punto primo. Secondo, ricordare e applicare correttamente la legge della forza di attrito statico. Ok? Ci sono domande? Bene, passiamo al successo. Dimmi. Ma se queste forze non fossero state, come dire, cioè, non fossero state fatte da un lato della scatola, ma direttamente Se le applico da un'altra parte? sì, se l'ha fatta dal.
Ma se tiro verso l'alto, allora mi interessa sollevare Sì, lo perché scatolone, ma in mancherebbe, quel caso diciamo. l'attrito non ha nessuna importanza. In quel caso riesco a sollevare lo scatolone solamente se la forza risultante è superiore al peso. Ok? Se avessi applicato le due forze magari con la stessa angolo tra le due, ma verso l'alto, avrei ottenuto un vettore risultante che ha questo valore. Ok? Ma attenzione, il peso da vincere sarebbe stato 30 kg per 9,81, 294 N, quindi quelle due forze non sono in grado di sollevare lo scatolone, perché producono una forza che non bilancia il peso. Quello volevo sapere se queste forze potevano essere equivalenti per sollevarlo davanti. In questo caso no, perché non riescono a vincere il peso. Ok? Sono troppo deboli. Ci sono domande? Bene, torniamo al testo. Passiamo al secondo esercizio. Esercizio 2. Dice: un imbianchino, quindi una persona, ha una massa m piccolo di 85 kg. Ok, e sale su uno sgabello. A questo punto è meglio cambiare simbolo. M grande la massa dell'imbianchino, M piccolo la massa dello sgabello. Lo sgabello ha una massa di 5 kg. E si sporge da un lato verso destra per raggiungere la parete più lontana. Per dipingerla. Così facendo, spinge lo sgabello esercitando su di esso una forza di 60 N. F dovuta all'imbianchino di 60 N, inclinata verso il basso di un angolo di 30 gradi con l'orizzonte. 30 gradi verso il basso. Ok. Domanda: quanto vale l'intensità della forza vincolare esercitata dal pavimento? Qual è la reazione vincolare R? E quale forza totale di attrito ed esercitata dal collega? Per sicurezza, un collega di lavoro assiste all'imbianchino tenendo fermo lo sgabello. Qual è la forza totale di attrito esercitata dal collega per tenere lo sgabello fermo? Quindi questa è la prima domanda, la seconda possiamo chiamarla forza equilibrante. Ok? Facciamo un disegno. Devo rileggere il testo? Salire un po'. Abbiamo le due masse, quella dell'imbianchino, 85 kg, lo sgabello, 5 kg. L'imbianchino si sporge, per sporgerci esercita una forza sullo sgabello, orientata di 60 N che forma un angolo di 30 gradi con l'orizzonte. Qual è la reazione vincolare del pavimento e qual è la forza che tiene fermo lo sgabello? Ok? Allora, fatemi fare un disegno. Qui abbiamo il pavimento. Questo qui fatemo disegnare come un cubo e lo sgabello. Qui abbiamo l'imbianchino. Ok? L'imbianchino cosa fa? Esercita una forza, esercitata in questo modo, che forma un angolo di 60 gradi con l'orizzonte. Questa è la forza F. D'accordo? Perché sono proprio così? Prego? Perché è tipo stato Perché 60 gradi con l'orizzonte è verso il basso. C'è scritto nel testo. Ok? quindi. Dopodiché abbiamo la reazione vincolare del pavimento. C'è sicuramente il peso dell'imbianchino, P grande, P1, il peso dello sgabello, P2. D'accordo? E ci serve la forza equilibrante.
che vedremo tra un attimo. Ok? Allora, qui conviene rappresentare il sistema sgabello e in bianchino con un punto. Questo punto rappresenta sgabello e in bianchino. Quindi la sua massa è m grande più m piccolo. E il peso totale P sarà P1 più P2, il peso di tutti e due, ok? D'accordo? Quindi abbiamo, così disegno un vettore solo, non per altro, qui abbiamo il peso P totale, la forza F dovuta al fatto che il bianchino si sporge, eccola qua, e la reazione vincolare del pavimento e la forza equilibrante che disegno in, in viola. Questo sistema deve mantenere il sistema in equilibrio, quindi la forza totale, la forza F più, anzi no, questa, è, questa non è F ma è R, scusate, questa è la reazione vincolare. La reazione vincolare più la forza F con cui il bianchino si sporge più il peso più la forza equilibrante devo dare un totale nullo. Perché il sistema è in equilibrio. Allora, qui conviene analizzare le forze scomponendo la direzione orizzontale e quella verticale. Fatemi disegnare, ecco, due assi in arancione. Questo è l'asse orizzontale, X, e questo è quello verticale, Y. Allora, più facile l'asse orizzontale e verticale. Lungo l'asse Y abbiamo due forze solo, abbiamo il peso e la reazione vincolare del pavimento. Ok? Queste due forze si bilanciano, R deve cancellare P, quindi devono avere la stessa intensità. Però poi c'è anche la parte di, scusate, la parte di F parallela a Y. F, siccome è inclinata, ha una componente sia orizzontale che verticale. Ok? Quindi, qua dentro, dobbiamo inserire anche, facciamo così, mi serve un po' di spazio, la parte di F lungo l'asse delle Y. Questa viene bilanciata da R. Ok? Allora, il peso è facile da calcolare. È la massa totale, massa del bianchino più massa dello sgabello per G. Lo calcoleremo dopo. Poi, la parte verticale della forza con cui si sporge il bianchino, visto che questo angolo alfa lo conosciamo, fatemelo disegnare qui sotto. Allora, qui c'è F, qui c'è alfa, la parte verticale che è questa, oppure questa se preferite, non è altro che F per il seno di alfa, il cateto opposto all'angolo, è ipotenusa per il seno dell'angolo. Quindi nel nostro caso vale 60 newton per il seno di 60 gradi, se non mi ricordo male. Sì. E quindi la reazione vincolare R del pavimento vale il peso totale, quindi 85
più 5 kg per 9,81 newton fratto chilogramma, questo è il peso totale, più la componente verticale della forza con cui l'imbianchino si sporge, quindi 60 newton per il seno di 60 gradi. E otteniamo da questa 85 più 5 fa 90, per 9,81 viene 882,9 newton, più 60 per il seno di 60 gradi viene 51,96 newton, e quindi il totale è 940,96 newton, circa, diciamo, 941 newton. Dimmi. Prego. Ah, ho sbagliato, scusami. Ho letto male l'angolo. Chiedo scusa, correggo. Non so perché pensavo che fosse 60, invece tra e 30, Attenzione. Fatemi correggere. 30 gradi. Quindi questo va ricalcolato. Allora, fatemi ricalcolare. 60. Beh, 60 per il seno di 30 è un mezzo, quindi viene 30 newton. Quindi qui viene 882 più 30 fa 912. Ecco fatto. Quindi la reazione vincolare, cioè la forza con cui il pavimento sostiene in bianchino lo sgabello, mentre il bianchino si spinge, è di 912 newton. Ok? E la forza? È la forza con cui il pavimento sostiene il sistema. Prego? Per arrotondare non sarebbe più corretto 913. Sembra che è 882. Sì, giusto. Non avevo messo il punto 9. Ok, ci rimane da calcolare la forza equilibrante, quella con cui il collega del bianchino tiene fermo lo sgabello. Perché? Perché se non lo facesse lo sgabello si sposterebbe verso sinistra. Ok, qui in parte questo lavoro, la forza equilibrante, in parte viene dall'attrito tra sgabello e pavimento, in parte da il collega che tiene fermo lo sgabello. La forza equilibrante che funzione ha? Beh, deve cancellare la parte di F orizzontale. Fatemelo ridisegnare qua sotto. Qui abbiamo la forza F, che prima ho disegnato in verde. Ok, e la forza equilibrante, che ho disegnato in viola. Ok, questa è F equilibrante. Questa serve a bilanciare la parte di F orizzontale, che è questa qui. Fx, chiamiamola. La parte orizzontale, questo è l'angolo alfa, quindi la forza equilibrante, F equilibrante, bilancia la componente orizzontale della forza con cui l'imbianchino si spinge, quindi vale F per il coseno di alfa, che è 30 gradi, stavolta spero di non sbagliare, e quindi questa vale 60 newton per il coseno di 30 gradi, e otteniamo il coseno di 30 gradi, radice di 3 fratto 2, quindi 60 per coseno di 30 viene circa 51,96 newton, approssimiamo a 52 newton. Questo
Questo è il primo risultato e questo è il secondo. Ci sono domande? Ok. Proviamo a vedere. Dov'è? Eccolo qua. Boh, qui ci sono. Allora, saltiamo al. Io direi il 3. Lo leggo velocemente. Dice: un secchiello pieno d'acqua è appoggiato su uno scoglio inclinato di 15 gradi. La forza vincolare dello scoglio sul secchiello vale 13,3 newton. Qual è la massa del secchiello? Qui è sufficiente utilizzare il fatto che la forza vincolare del piano inclinato è il peso moltiplicato per il coseno dell'angolo di inclinazione. E qui dopo si inverte la relazione e si trova la massa. Fatemelo fare in velocità. Volevo fare il 4, ma insomma oggi non so se ci riusciamo, ma forse il 3 ce la facciamo. Allora, abbiamo il piano inclinato, che è il nostro scoglio. Sullo scoglio è appoggiato il secchiello. Ok. Qui abbiamo il peso del secchiello. Qui. La reazione vincolare, R. Ok. E la reazione vincolare bilancia la parte del peso perpendicolare al piano. Quindi R vale il peso perpendicolare al piano, che è uguale a P per il coseno dell'angolo di inclinazione del piano inclinato. Ma il peso P è la massa del secchiello per G. Ci chiedono quant'è la massa. Bisogna invertire questa relazione. Ecco che qui tornano comode le equazioni. Abbiamo R che sappiamo quanto vale. Abbiamo P che è M per G. Per il coseno di alfa. Mi interessa sapere quant'è m, quindi divido a destra e a sinistra per g coseno alfa. Quindi ho r fratto g coseno alfa e a destra ho m. Quindi la massa del nostro secchiello vale m che non mi ricordo se l'ho segnato o no, fatemelo vedere. La massa che è. No, la reazione vale 13,3 newton, R, poi abbiamo 15 gradi, quindi ho 9,81 newton fratto chilogrammi per il coseno di 15 gradi. E otteniamo una massa di. Allora, 13,3 diviso 9,81 e diviso il coseno di 15 viene circa 1,4 kg. Ok? Si trattava solo di invertire una formula. Ahimè, sta per suonare, oggi dobbiamo fermarci qua. Grazie.